Ragazzi, buongiorno e bentornati sui miei canali. Allora, oggi, visto che alcuni me l'hanno chiesto, andiamo a parlare di divisione dei muscoli nelle vostre sedute d'allenamento in palestra e oggi in particolar modo parliamo della divisione dei muscoli per chi si allena in monofrequenza. Monofrequenza, per chi non lo sapesse, è quella, diciamo, quell'approccio che prevede di andare ad allenare ogni comparto muscolare una volta alla settimana. Poi, per carità, verranno richiamati con altri esercizi, però diamo un focus, diciamo, su quel gruppo muscolare una volta alla settimana in modo molto intenso. Quando si ragiona in monofrequenza, andiamo a dividere il nostro corpo in un modello fatto a comparti, ok? Quindi abbiamo il comparto del petto, del dorso, delle spalle, poi ci sono le braccia, quindi bicipiti e tricipiti, poi un altro comparto grosso, gambe e glutei, e poi mettiamo quasi come jolly l'addominale e i polpacci. Va da sé che per andare a utilizzare questo approccio dipende molto anche capire quante volte vi allenate. Consideriamo che chi si allena in palestra mediamente si può allenare diciamo dalle due volte fino anche alle sei volte, no? Più avete un allenamento rarefatto, più andrete a mettere gruppi muscolari. Ovviamente, se abbiamo due sedute e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diciamo, comparti muscolari, potremo in maniera molto semplice dividerli e in una seduta andiamo a fare determinati gruppi, in un'altra determinati altri. Ovviamente, consideriamo sempre che abbiamo petto e dorso che sono muscoli grandi che potrebbero stare bene con bicipiti e tricipiti. In un'altra seduta potremmo andare a prendere gambe e glutei e li potremmo andare a mettere con i polpacci e l'addome. Abbiamo fatto così la nostra suddivisione su due giornate. Quindi voi dovete ragionare in maniera molto semplice per l'allenamento. Non dobbiamo inventarci robe chissà quanto strane. Ragioniamo sul semplice in modo tale che riusciamo poi ad andare ad applicare questo sistema nel corso delle settimane, dei mesi e riusciamo ad andare a creare una programmazione. Due volte così va benissimo. Ovviamente potreste anche abbinare in maniera differente. Io vi sto dando degli esempi, però è importante che in queste due volte andiamo a comprendere tutti i comparti che ci sono all'interno un po' della nostra modellizzazione dell'approccio in monofrequenza. Se ci alleniamo su tre volte, ovviamente potremo, qua abbiamo diversi approcci, possiamo andare sul classicone. Il classicone prevede il petto, quindi un comparto grosso con uno più piccolo, quindi potrebbe essere bene petto bicipiti, petto tricipiti, questo potrebbe essere un approccio. Il dorso, nella seconda seduta potremmo fare dorso con bicipiti o tricipiti, volendo in questa seduta potremmo prendere come il jolly, quindi gli addominali, e nella terza seduta fare gambe, spalle e polpacci. E così semplicemente ci siamo fatte la nostra divisione, ma possiamo spaziare, inventarci tutto quello che vogliamo. Potremmo per esempio fare anche, che ne so, petto e dorso in una seduta lasciamo i glutei e le gambe da sole con i polpacci, in un'altra seduta facciamo spalle con le braccia. Anche questo approccio mi piace. Ovviamente l'addome lo possiamo mettere poi in questa seduta o nella seduta con petto e dorso, ok? Quindi questo è un approccio. Se ragioniamo su quattro sedute, anche in questo caso viene molto semplice la divisione. Possiamo di nuovo fare petto e bicipiti, dorso e tricipite, spalle, addome, gambe e glutei e polpacci nella seduta dedicata a loro, no? Quindi, oppure possiamo fare petto e tricipiti, dorso e bicipiti, spalle, addome e di nuovo gambe e polpacci. Come vedete, molto semplice. Se abbiamo più sedute, ovviamente se abbiamo più sedute potremmo fare quasi un unico comparto principale durante la seduta d'allenamento, quindi ci mettiamo anche più esercizi e andiamo a metterci poi magari un lavoro jolly come l'addome o i polpacci. Quindi potremmo fare in una seduta, se abbiamo ad esempio 5 volte, petto e addome, in un'altra potremmo fare dorso e addome, in un'altra potremmo fare gambe, glutei e polpacci, in un'altra potremmo fare spalle
e addome, e nella quinta potremo fare bicipiti e tricipiti. Questo può essere l'approccio a 5 volte, e così 6 volte, magari nella 6 volte, anche in questo caso andiamo sempre a lavorare quasi con un gruppo muscolare per volta, e nulla vieta poi magari anche di fare un richiamo se abbiamo la possibilità. Però queste sono secondo me le indicazioni migliori per chi vuole andare a progettare schede dedicate alla monofrequenza, andando a spaziare da 2 a 6 sedute. Così qua c'è tutto, poi lì all'interno andate a mettere i metodi d'allenamento che andranno a riempire le vostre sedute d'allenamento anche in funzione un po' delle tempistiche che avete voi per i vostri allenamento. Spero di essere stato chiaro in questa lezione dedicata alla divisione muscolare nelle sedute della palestra, e niente, come sempre seguitemi, iscrivetevi sul mio canale, e qua sotto trovate i miei contenuti free per chi di voi si vuole allenare con me. Potete sia attraverso le programmazioni annuali in PDF oppure attraverso i video workout. Come sempre, grazie per l'attenzione e ci si vede qua sul mio canale. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!